Buongiorno e benvenuti. Sono Manuel Fabiano, Product e Key Account Manager Sensors di Panasonic Industry Italia. In questo video parleremo di IO-Link e di Industry 4.0. Il dato è l'informazione chiave che viene acquisita dal sensore in campo ed è oggi possibile, ma soprattutto necessario, farlo arrivare fino alle piattaforme IoT ed eventualmente ad un cloud. Questo è possibile, ad esempio, impiegando una rete IO-Link dal quale i costruttori di macchine possono trarre notevoli vantaggi. Possiamo citare i ben noti, riduzione dei cablaggi, la riduzione dei tempi di messa in funzione, però mi concentrerei soprattutto sull'integrazione dei sensori in campo già citati con dei sistemi intelligenti di controllo che possono elaborare e condividere i dati acquisiti con le piattaforme aziendali, ma soprattutto anche realizzare e condividere a loro volta una diagnostica. Panasonic, grazie all'esperienza maturata lavorando quotidianamente al fianco di costruttori di macchine, può offrire oggi un pacchetto completo di soluzioni, dal singolo sensore intelligente al PLC connesso al cloud, integrando facilmente tutti i dispositivi necessari a questa rete grazie a delle function block precompilate che sono state realizzate da degli specialisti di protocollo. Questa architettura consente quindi la configurazione dinamica, ma soprattutto la raccolta delle informazioni di servizio che portano valore aggiunto generati dal sensore o dai sensori in campo. Questa peculiarità poi assume particolare significato con sensori di misura più avanzati, come ad esempio il nostro prodotto HGC, nei quali l'utente potrà comunque beneficiare della possibilità di impostare un apprendimento con uno o più soglie, o la sensibilità e il tempo di risposta del sensore, e poi successivamente anche di acquisire informazioni di diagnostica e altre informazioni supplementari, come lo stato del sensore, il rilevamento degli errori, il tempo operativo. Panasonic Industry, quindi, proponendo PLC, master di comunicazione, cloud e sensori come barriere di sicurezza, sensori di pressione della serie DP oppure fibre ottiche della serie FX550L, è il partner ideale di chi cerca un ventaglio completo e soluzioni a tutto campo. Per dare un'idea delle potenzialità di quanto appena detto, possiamo prendere ad esempio uno dei sensori nominati poco fa, quindi le barriere di sicurezza. Cosa c'entrano le barriere di sicurezza con l'IO-Link, del quale abbiamo appena discusso? Diciamo che Panasonic Industry ha appena lanciato sul mercato un modulo IO-Link denominato SFD-VL3, che consente di combinare la sicurezza di una barriera in classe 4 con la semplicità d'uso e le performance di un sensore IO-Link. Perché questo? Perché nel mercato attuale il monitoraggio remoto, il controllo per la manutenzione preventiva dei dispositivi attraverso IoT e la centralizzazione di sempre maggiori controlli e funzioni all'interno dei sensori è in costante aumento. Ricevendo quindi dalla barriera, in aggiunta ai canonici segnali di sicurezza, tutta una serie di informazioni aggiuntive via IO-Link, come ad esempio il numero di fasci interrotti, leggere delle misure con risoluzione legata a quella della barriera in uso o leggere informazioni su eventuali interferenze da luce estranea, relative ottiche sporche o molto altro, consentono di impiegare le barriere in ulteriori applicazioni in aggiunta a quelle ben note. E soprattutto entra a far parte di quello che è un concetto di Industry 4.0 di maggiore integrazione e semplicità d'uso. In chiusura possiamo dire che connettività sempre più spinta, indirizzamento di dati verso cloud e comunque in generale quanto definito da Industry 4.0 o comunque dalle idee adesso legate, sono sempre di più una spinta verso il futuro. E pertanto noi di Panasonic siamo pronti a coglierla e a supportare tutti i nostri partner e a renderci disponibili come partner per tutti coloro che vorranno esplorare questo nuovo mondo. Per qualunque tipo di informazione aggiuntiva o curiosità, non esitate a contattarci ai numeri che troverete alla fine di questo video o compilando il form presente sul nostro sito. Vi invito inoltre a seguire i nostri canali social su LinkedIn e YouTube per essere sempre aggiornati su tutte le nostre novità, sia di prodotto che applicativo. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.